Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Parliamo un po' dell'esclusione dal festival di Morgan e Bugo. Come ben sapete, sono stati squalificati per defezione, cioè vuol dire che hanno in pratica disertato, non sono venuti a patto con il festival e quindi hanno abbandonato il palco e sono stati esclusi. Vi spiego com'è andata. Praticamente Morgan scende dal palco, dalle scale dell'Ariston e infatti si vede all'inizio, se ci fate caso, che Bugo stava per non entrare sul palco, quindi Morgan ritorna un attimo per vedere e poi Bugo scende anch'esso, per l'esibizione. Insomma, Morgan ha in mano dei fogli e li poggia sul pianoforte elettrico, cominciano a suonare e Morgan, che comincia la canzone, inizia con un testo completamente diverso da quella che è la propria canzone. E ve lo cito testualmente. Lo scritto in pratica dice, rivolgendosi al suo collega praticamente, le tue brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera, riferendosi al giovedì, alla serata delle cover, dove loro sono stati molto attaccati, hanno fatto una brutta figura. La tua ingratitudine, la tua arroganza, fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa. Cerco di tornare una forma d'arte. Morgan, lui cerca di tornare una forma d'arte, ma tu sai solo coltivare invidia. Ringrazia il cielo, sei su questo palco e rispetta chi ti ci ha portato dentro. A questo punto lui sta continuando. Ma questo sono io, la musica si ferma perché Bugo ha abbandonato il palco di Sanremo. Quindi entra Amadeus, entra Fiorello, insomma si cerca in tutti i modi di capire che fine abbia fatto Bugo. All'inizio si pensa si fosse sentito male, niente, ha abbandonato il palco ed è andato via. Il festival va avanti, Amadeus dà anche una possibilità, dice se tornano sul palco noi andiamo avanti con gli altri artisti e poi se decidono che possono cantare, li facciamo esibire di nuovo. Non essendo più tornati, quindi sono stati squalificati per defezione. Secondo me il motivo qual è? Siccome il giovedì sera hanno suonato un po' male, l'abbiamo visto, l'abbiamo detto, probabilmente Morgan voleva cambiare qualcosa dell'esibizione e hanno avuto un battibecco, lui e Bugo, e quindi Morgan ha fatto un nuovo testo, ovviamente offendendo un attimo il suo collega, poi bisogna vedere che cosa si siano detti, e quindi Bugo gli avrà detto: Morgan, lascia stare, facciamo quello che dobbiamo fare, basta, ormai è andata. Ma siccome Morgan, conosciamo bene la sua tenacia, ha portato lo stesso un testo nuovo e Bugo ha abbandonato. Secondo me è andata così. Allora mi chiedo, non lo so, può essere che sia stata una trovata pubblicitaria, visto che stavano in fondo alla classifica, o perché magari tutto può succedere nel mondo dello spettacolo, magari per far parlare di loro, perché comunque se ne parlerà di questo. E quindi mi sono chiesto anche questo, però questo noi non lo possiamo mai sapere e non lo sapremo mai. Ditemi la vostra e ditemi magari se scoprite qualcosa in più scrivendo nei commenti. Ciao ciao, a più tardi.